la consueta parata di presidenti e amministratori delegati delle principali case automobilistiche mondiali si è inaugurato la 38esima edizione del Bangkok International Motor Show qui all'Impact Arena di Bangkok. La Thailandia ormai da diverso tempo rappresenta l'hub produttivo del sud-est asiatico con oltre 2 milioni di veicoli prodotti, prevalentemente pick-up, qui producono tutte le case giapponesi, ma sono presenti anche i nostri colori con Ducati, Vespa e quest'anno in anteprima, per la prima volta, Maserati sarà in mostra dentro il Motor Show con il nuovo Levante. 30 case automobilistiche, 12 costruttori moto e oltre 1,5 milioni di visitatori per quello che è ormai il salone dell'auto più sold out del sud-est asiatico. E quando diciamo sold è perché qui le vetture si vendono davvero. Non meno di 35.000 e di ogni tipo. Supercar e auto di lusso da comprare per pochi e per far sognare tanti. Il segmento luxury nel mercato asiatico è in crescita costante e quest'anno a Bangkok ha deciso di debuttare anche Maserati al fianco di tutti i brand premium e super premium europei: Lamborghini, BMW, Audi, Mercedes, Aston Martin, Rolls-Royce, Porsche e Bentley. Come si può vedere, in tema di sogni, il parterre è particolarmente ricco. Le case tedesche premium sono anche qui tra le più ambite dall'alta borghesia, disposta a pagare gli elevati dazi doganali per le auto di importazione, fino al doppio del prezzo europeo, pur di guidare nella raffinatezza esotica di Audi, BMW e Mercedes, che portano a Bangkok le ultime novità. La nuova Q2, la Coupé A5, ma anche la R8 che fanno da richiamo sullo stand Audi, mentre la Serie 5 e tutta la gamma Efficient Dynamic sono esposte nel grande stand BMW, con la nuova Mini Countryman a strizzare l'occhio ai giovani Thai danarosi. Mercedes Classe E Coupé svetta fra i 32 modelli esposti nell'imponente stand Mercedes, completo di tutti i modelli ecologici plug-in hybrid e prestazionali ANG. Jaguar punta su F-Pace, mentre Land Rover si affida a Range Rover Evoque in attesa del nuovo Discovery e della Velar. McLaren porta l'ultima nata, la 720S. Lamborghini dedica tutto lo spazio a Huracan in versione performante e Spider. Aston Martin si concentra su DB11, ma annuncia diverse novità a venire. Porsche mostra la rinnovata Panamera e prepara il terreno per la nuova Touring vista a Ginevra. Rolls-Royce, come da tradizione a Bangkok, presenta una versione speciale della Wright denominata Black Badge e già venduta ancor prima dell'apertura delle porte del salone al pubblico. Massiccia la presenza delle case asiatiche, giapponesi in particolare. Toyota espone una rinnovata versione della piccola berlina Vios e il nuovo SUV CHR, oltre a una gamma ricca di modelli popolarissimi in Thailandia. E la futuristica Concept FCV Plus a idrogeno. Nissan punta tutto sul rinnovato monovolume compatto Note. I riflettori sullo stand Honda sono puntati sulla nuova CRV in versione 7 posti, sulla decima generazione di Civic e sul facelift della piccola City. Mazda presenta il rinnovato SUV CX-9 e la versione RF della Spider MX-5, mentre Subaru mostra la nuova impresa berlina. Ford e Chevrolet puntano forte sui pick-up, che qui raccolgono ampio consenso di pubblico. Anche le due ruote giocano un ruolo di prim'ordine con la partecipazione di marchi prestigiosi quali BMW Motorrad, Harley Davidson, Honda Big Wing, Kawasaki, Yamaha, Piaggio, Aprilia, Moto Guzzi, Royal Enfield, Triumph, Scomadi, Suzuki e la popolare Ducati, che gioca in casa grazie alla fabbrica locale. Debutta inoltre il brand Strom, primo costruttore thailandese di motocicli elettrici. Numerosi gli spettacoli e i VIP che animano gli 11 giorni di apertura, dal 30 marzo al 9 aprile, per un salone in continua crescita che entra di diritto tra i primi 5 saloni più frequentati al mondo. A sostegno di questi numeri, anche la nona edizione del Salone delle Auto d'Occasione, dal 3 al 9 aprile, nel padiglione adiacente al Motor Show.
Non mancano le bellezze orientali ad attirare gli sguardi dei visitatori, che per quest'anno dovranno rinunciare a Miss Motor Show in ossequio al defunto re per onorare un lutto lungo 12 mesi. Al posto del concorso di bellezza, 7 studentesse universitarie sono state selezionate per rappresentare l'evento come ambasciatrici, ottenendo in cambio una borsa di studio. Segno dei tempi, la bellezza resta, la cultura cambia.